Buongiorno e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo le notizie di oggi. Numero antiviolenza 1522. Ministero Pari Opportunità riconosce il ruolo fondamentale delle farmacie. Covid-19. Federpharma chiede chiarimenti al Ministero della Salute sui disinfettanti e detergenti. DPI, Ordine dei Farmacisti di Roma, delibera l'acquisto e la distribuzione gratuita ai suoi iscritti di 5.000 visiere protettive. Contrasto all'abuso di vendita in farmacia di prodotti utilizzati nella lotta al Covid-19. Indicazioni operative da Federpharma. In apertura il protocollo di collaborazione siglato da Federpharma con Fofi, Assofarm e il Dipartimento delle Pari Opportunità per supportare le donne vittime di violenza domestica e di stalking con il numero verde 1522 messo a loro disposizione. L'isolamento, la convivenza forzata e l'instabilità socio-economica in questo periodo di emergenza coronavirus sono fattori che rendono le donne più esposte alla violenza domestica. È per questo che è nata la campagna di promozione del numero antiviolenza. Il Ministero delle Pari Opportunità ha considerato fondamentale il sostegno della rete delle farmacie che con l'accordo raggiunto si aggiungono come un presidio informativo fondamentale per l'accesso al 1522. Stando ai numeri, ad aprile c'è stato un vero picco di telefonate, 1039 contro le 397 dello stesso periodo del 2019. Per la ministra delle Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, l'opera di informazione che i media stanno svolgendo in queste ore è cruciale per diffondere il messaggio alle donne che ne hanno bisogno per salvare se stesse e i propri figli. Federpharma, a seguito dell'aggiornamento in materia di disinfettanti e detergenti del Ministero della Salute, evidenzia alcune criticità e chiede al Dicastero dei chiarimenti al riguardo. Nella richiesta urgente di chiarimenti inviata da Federpharma è stato evidenziato il contrasto delle nuove indicazioni con quelle tuttora reperibili in più sezioni del sito dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre all'apparente incoerenza con le procedure vigenti per la commercializzazione di disinfettanti. Inoltre, nel rappresentare l'esigenza di conoscere su quali evidenze scientifiche si basi la nuova informazione, è stato segnalato che il dato pubblicato sul sito ministeriale non chiarisce se la previsione di una percentuale di etanolo non inferiore al 70% si riferisca alla percentuale in volume. L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, al fine di contribuire in modo concreto alla tutela della salute dei farmacisti, ha deliberato l'acquisto e la distribuzione gratuita ai suoi iscritti di 5.000 visiere protettive, dispositivi che indossati insieme alla mascherina sono in grado di assicurare una maggiore protezione grazie allo schermo in PET atossico, antibatterico e antiappannamento che garantisce un'efficace barriera contro gli agenti esterni, implementando così il livello di sicurezza nel servizio a tutela dei colleghi e delle migliaia di cittadini che ogni giorno entrano in contatto con loro. Gli schermi protettivi saranno in distribuzione dal 21 aprile, data in cui si celebra il Natale di Roma, che viene così simbolicamente festeggiato con un'iniziativa che rappresenta non solo un pensiero agli iscritti dell'Ordine della Capitale e della sua provincia, ma all'intera città, alla cui popolazione viene offerto, attraverso una più sicura erogazione del servizio, un concreto supplemento di protezione. Per contrastare ogni abuso nelle vendite in farmacia di prodotti utilizzati nella lotta al Covid-19, Federpharma ritiene necessario fornire indicazioni operative per affrontare nel modo più efficace una problematica che getta un'ombra sui sacrifici che i farmacisti stanno affrontando per continuare a garantire il servizio alla collettività. Tenuto conto che le azioni che possono discendere dalle segnalazioni hanno un rilievo anzitutto locale, le segnalazioni saranno prese in carico dall'associazione provinciale competente per l'effettuazione di ogni opportuna verifica con la farmacia associata interessata. Qualora tali verifiche dovessero attestare la correttezza dell'operato della farmacia, la stessa associazione è invitata a prendere contatti con gli organi di stampa per fornire i dovuti chiarimenti. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con Federpharma Channel è domani. Buona giornata!